Il primo passo dell'Italia verso il riconoscimento dello Stato di Palestina solleva polemiche. La Camera dei Deputati ha approvato due diverse risoluzioni, entrambe sostenute dal governo Renzi. Una della sinistra prevede il riconoscimento della Palestina, mentre l'altra del centro fa cenno solo alla ripresa dei negoziati con Israele. Erasmo Palazzotto, di SEL. Il diritto del popolo israeliano a vivere in pace e sicurezza non può fondarsi sulla negazione dei diritti del popolo palestinese. Dell'ambigua pronuncia del Parlamento italiano si è detta soddisfatta l'ambasciata di Tel Aviv e delusa la rappresentanza dell'OLP. Nelle stesse ore in Palestina si registravano nuovi disordini a margine di una manifestazione. A Hebron, nel decimo anniversario della erezione del muro attorno ai territori, la polizia israeliana ha usato i gas per disperdere centinaia di palestinesi.